abbiamo rassegnato al abbiamo rassegnato al vicario del prefetto quali sono le nostre richieste e le istanze, che erano semplicissime: fare un incontro con tutti i sindaci, e visto che era presente soltanto un sindaco, e questo secondo me va sottolineato, il sindaco di Favara, che ringraziamo per la presenza, perché nell'invito avevamo chiesto a tutti i sindaci di essere presenti, soprattutto coloro che avevano versato e coloro che avevano deliberato. Questo non c'è stato, ne prendiamo atto. Chiediamo anche che a questo incontro possano essere presenti i presidenti dei consigli comunali, perché le delibere le devono fare i consigli comunali, e in alcuni casi i sindaci sono in minoranza e senza la delibera del consiglio non potrebbero ricevere la somma del finanziamento da parte della regione. In più chiediamo che all'incontro possano essere presenti coloro che possono dare una parola di svolta su questa questione: l'assessore regionale all'energia e l'assessore agli enti locali, in maniera tale che si faccia chiarezza una volta e per tutte. Se poi i sindaci nella istituzione di AICA e di ATI hanno deciso diversamente, e c'è dietro una scelta politica, che lo facciano sapere a tutti i cittadini dei 33 comuni di cui AICA è composta. A tutti gli altri cerchiamo solo di tenere alta l'attenzione, perché se manca l'opinione pubblica in questa situazione, come in tante altre situazioni, le decisioni vengono prese in alcune stanze dove poi i cittadini si devono vedere soltanto recapitare il pagamento di eventuali scelte fatte in determinate situazioni. Grazie. E avremo naturalmente un incontro noi come cartello sociale domani pomeriggio per decidere anche altri tipi di azioni da portare avanti. Potete stare certi che continueremo a tenere alta l'attenzione, a fare da pungolo. Naturalmente la nostra può essere solo una sollecitazione in questo senso, non possiamo fare altro. Grazie a tutti, arrivederci, grazie per la presenza. Ci vediamo.